La banana, la banana, la banana. The big banana, grande Milan. Il giorno dopo è sempre più bello perché ti svegli, vedi qualche interista dentro nel bar che ti ha preso in giro, penso, da un anno e mezzo, e gli mostri la banana. Gli mostri la tua banana con soddisfazione, anzi, questa è la banana di gabbia. Raga, prima di iniziare questo video voglio subito dirvi una cosa, perché non è scontato. Però voglio ringraziare tutti gli interisti che mi hanno fatto i complimenti sotto il video per la grande vittoria del Milan. Segno di sportività e ripeto, non è scontato. Iscrizione al canale, mi raccomando, e poi stasera super live. Io e il Romagnolo, live post derby. Negli scorsi anni il Romagnolo mi bullizzava. Oggi tocca a me, perché interisti dovete sapere una cosa, che noi siamo molto diversi, siamo sesso e gabbia, sesso e gabbia, sesso e gabbia, sesso e gabbia, siamo sesso e gabbia, sesso e gabbia. Raga, bellissimo, bellissimo, bellissimo per come è venuta questa vittoria, di spirito, di carattere, di gruppo e di senso di appartenenza. Tutto ciò che è mancato fino all'altro ieri. E allora, prima di analizzare la partita, io davvero mi mangio il fegato, perché dico ai ragazzi, allora mi fate arrabbiare ancora di più, perché se l'avete nelle vostre corde una prestazione del genere, ce l'avete, allora non siete quei bidoni che ho visto fino all'altro ieri. Però dovete metterci la continuità. È quello che dico. Perché si passa da determinate partite inguardabili a una partita come ieri, che è stata pressoché perfetta? Non perfetta perché non ti puoi mangiare tutti quei gol che ci siamo mangiati noi nel secondo tempo. Perché poi se pareggi una partita dove davvero nel secondo tempo non c'è stata storia, hai rammarico. Però va bene, va bene, va bene, va bene, perché non ce l'aspettavamo nessuno, siamo sinceri, siamo onesti. Come vi ho detto ieri mattina, quando ho visto il 4-2-4, perché non era un 4-4-2, era un 4-2-4, ho detto, ci sono due cose che dico a Fonseca. Se vinci, la fai fuori da eroe, mossa della disperazione di un allenatore che ormai non aveva niente da perdere. Però che si è inventato qualcosa di diverso rispetto a quell'altro che sta in Arabia, perché solo in Arabia poteva andare, perché non lo voleva nessuno. Cioè, poi c'è ancora qualcuno che lo esalta. Solo in Arabia poteva andare a allenare. Comunque, che si è sempre suicidato tatticamente. Lui si è inventato qualcosa di nuovo, ha avuto coraggio, ha rischiato. Perché, come vi ho detto ieri mattina, se ieri finiva ad asfaltata, se ne andava via come l'ultimo degli allenatori, peggio di Giampaolo, se ne andava via. Il suo coraggio è stato premiato, la sua umiltà. Quante volte abbiamo detto che l'ultimo dei problemi del nostro Milan era Fonseca, ma era tutto quello che gli stava intorno a Fonseca. Perché? Perché ieri ha tirato fuori il coniglio dal cilindro. Però oggi si festeggia, siamo tutti stracontenti, finalmente, dopo 6 derby, anche la legge dei grandi numeri dice che il Milan doveva vincere questa partita, e il Milan l'ha vinta con strameritatamente, non c'è stata storia. Il primo tempo è stato molto combattuto, bello, fatto a viso aperto da due grandi squadre, ma il secondo tempo diciamo che... oltre alla grande parata di Magic Mike su Thuram, poi il Milan si è mangiato l'incredibile. Guardate, c'ho qua il fogliettino. Nel secondo tempo il Milan sbaglia un gol di testa con Rafa Leao, parata strepitosa di Nonno Sommer. Poi si mangia un gol con Reinders, parata sempre di Nonno Sommer su assist di Leao. Comunque Sommer gran portiere. Poi Leao che si mangia un gol che stavo spaccando la porta di casa. Rafa Leao, quei gol lì però Rafa davvero ne sbagli troppi ed è un male.
Poi, gol mangiato da Abraham. Malino, lì che vuol dire? A parte che Abraham ha fatto una partita sontuosa e sembra un ultra del Milan, sembra Abraham. Però uno che si mangiava 50 gol alla Roma, non è che si può pensare che arrivava e diventava un cannoniere al Milan. Poi facciamo il gol con Gabbia e poi Okafor. Raga, se Chukwueze era egoista e segnava, ieri ne avrei dette ancora di più. Però bello passaggio, dovevi solo buttarla dentro, chiudevamo la partita. E lì errore clamoroso di Okafor che mi ha fatto... cioè stavo facendo il video nel frattempo. Veramente ho preso un infarto, ho detto no. Pensate voi se poi fanno un contropiede, fanno una giocata, ci fanno il 2-2 dopo che ti sei magnato un gol. Quelle sono le cose, la lucidità sottoporta è una cosa che va assolutamente migliorata da parte della nostra squadra. Però quando crei così tanto, è positivo, è positivo. Ripartire da questo schema? Per me sì. Per me sì, se queste sono le nostre caratteristiche. Possiamo comunque giocare anche più schiacciati in fase difensiva, ripartire con velocità, avendo uomini come Abraham, come Morata. Poi ieri ha fatto una partita totale Pulisic. Quindi soprattutto con le piccole squadre, quando tu vai ad affrontare squadre come il Lecce, come quelle lì che si difendono e vanno di ripartenza, avere su due punte. Più, cioè, capite che gli allenatori avversari devono pensare a due punte, più a Rafa, più a Pulisic, diventi pazzo, perché non sai più dove stare. Però noi abbiamo più occasioni in fase offensiva. Ma non è mai stato quello il nostro problema, mi ha sempre fatto i suoi gol. È la fase difensiva che è sempre stato un problema per il Milan. E quello... deve diventare una convinzione da parte di tutti i nostri calciatori, perché i nostri calciatori devono sempre fare il tipo di partita che hanno fatto ieri. Cioè non servirebbe a niente vincere la partita con l'Inter e poi fare delle figuracce più in là. Cioè continuità di prestazione è la cosa che vogliamo tutti noi vedere, continuità. Cioè, io spero che la partita di ieri sia una ripartenza per far entrare nella testa di tutti i nostri calciatori quanto è importante giocare da squadra, ma soprattutto per fare venire quella voglia a tutti di quanto sia bello vincere le partite. E le partite le vinci solo se ci si aiuta, in tutte e due le fasi, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ieri eravamo corti in difesa, ieri abbiamo lasciato davvero pochi spazi ai nostri avversari, quei pochi li abbiamo pagati, perché comunque l'errore di Emerson è stato clamoroso. Dopo si è rifatto nel secondo tempo, ha fatto anche una buona partita nel secondo tempo Emerson, però quel gol è stato una bella azione dell'Inter, però è stato anche un regalo grave che vai al raddoppio lasciando l'uomo libero di Marco, che lo sai che se lo lasci libero poi è un cecchino davanti alla porta. E anche l'azione di Thuram, quella invece se l'è creata lui con la sua fisicità, gira, calcia, gran parata di Magic Mike. Però è quello che noi dobbiamo imparare, avere quegli stimoli ogni partita per mostrare che non siamo degli scappati di casa, che è ciò che abbiamo visto fino all'altro ieri. E oggi una brutta partita mi farebbe arrabbiare molto di più, perché i ragazzi ci hanno dato la dimostrazione che se mettono la testa e la voglia, perché è la voglia che ti fa fare certe partite, e la convinzione anche, convinzione nel lavoro che si sta facendo e in ciò che Mister Fonseca propone, perché ieri Mister Fonseca è stato grandioso, grandioso. Bisogna dirlo, perché un qualsiasi allenatore, dopo una situazione, quella che ha avuto Fonseca in queste settimane, si sarebbe schierato totalmente in difesa, magari con un 4-5-1, con un'unica punta lì, bello coperto, e avrebbe sperato di portare a casa un pareggino.
che al popolo rossonero gli sarebbe anche andata bene una volta che si sbloccava le 6 sconfitte consecutive contro l'Inter. E invece lui è andato avanti col suo credo, il calcio dominante che non si è visto fino ad oggi, però è coerenza in quello che tu hai nella testa e il giocatore lo percepisce. Perché se avesse fatto qualsiasi altra cosa difensiva, il giocatore percepisce che tu sei allo sbando e che cambi le tue idee. Invece lui no, lui è andato avanti con le sue idee di un calcio offensivo e l'ha creato ancora più offensivo, col 4-2-4, mostrando a tutti i suoi calciatori che lui non aveva paura di fare questo derby e di farlo secondo la sua mentalità. Che Inter abbiamo trovato ieri? Abbiamo trovato sicuramente un Inter stanca, perché comunque fare una certa prestazione come l'hanno fatta loro a Manchester porta via energie. Però un Inter che pensava di trovarsi davanti un altro Milan, sicuramente, perché comunque un Milan con l'allenatore che sta per essere esonerato, che ha fatto una partita come ha fatto con Liverpool, che arriva da 5 punti in 4 partite, ti aspetti un Milan ormai allo sbando. Quindi probabilmente la concentrazione non è stata uguale, però c'è stato tanto di Milan ieri. Poi si può dire che Inzaghi, a mio avviso, ha sbagliato tutti i cambi, ok. Però ieri c'era un altro Milan in campo, un Milan che aveva più voglia di vincere un derby rispetto all'Inter. Quindi non si possono accampare scuse interisti. Ieri c'è stato un Milan più affamato, più voglioso di portare a casa questo derby e l'ha dimostrato in campo e si è visto, pur coi nostri limiti, perché comunque, raga, si festeggia la vittoria, ma non cambiano le opinioni né della società Milan, ma neanche della Rosa. Cioè, io non cambio opinioni di ciò che ho detto. Pur coi nostri limiti, ieri noi abbiamo mostrato che volevamo vincere, avevamo più voglia dell'Inter di vincere il derby. Però siamo comunque a 8 punti in 5 giornate. Cioè, ne abbiamo persi 7 di punti. È un po' un pochino. Però vedo che stanno trovando difficoltà un po' tutti. Alla fine c'è il Napoli a 10, la Juve a 9, l'Inter insieme a noi. Quindi le big sono comunque tutte racchiuse in 2 punti. Avanti c'è il Torino che sta facendo un campionato strepitoso, l'abbiamo incontrato noi, ci abbiamo pareggiato rischiando di perderci. E oggi magari quel pareggio ha un altro valore. Però, raga, vogliamo bassi, abbiamo vinto un grande derby. Però adesso quello che serve al nostro Milan è continuità dei risultati, perché non bisogna esaltarsi e poi dopo si prendono le scoppole nelle prossime giornate. Continuità, dobbiamo essere martelli, perché l'abbiamo dimostrato che lo sappiamo fare. Raga, ditemi la vostra, oggi ci togliamo qualche sassolino con Bergomi, con un po' di tifosi che hanno fatto un po' i fenomeni in questi giorni.